niente, anche oggi a Messina un buon punto portato a casa con un pizzichello di fortuna in più, magari potevano arrivare anche i 3 punti su quel colpo di testa di Obodo, però possiamo dire che oggi un punto portato a casa su un campo non facile come questo di Messina. Anche sull'azione della finale del primo tempo con Gatto, che è stata più clamorosa, però effettivamente è stata una partita equilibrata, certamente il Messina è meritatamente nei parti alti della classifica, quindi non era facile, nonostante, soprattutto in virtù della nostra totale emergenza. Quindi è inutile voler parlare sempre delle stesse cose, però è un momento in cui dobbiamo stringere i denti, cercare di racimolare quanti più punti possibili, aspettando che il vento giri. 5 pareggi, 2 vittorie, comunque resta positiva la gestione Zavettieri, ma possiamo dire che quest'anno c'è il record di infortuni storico. Io spero che non sia nulla di grave per Migliorini, però anche lui nel finale ha accusato una contrattura muscolare. Sì, vabbè, andranno valutate le condizioni sue, perché si è sentito un po' di fastidio, però adesso purtroppo abbiamo la gara sabato con l'ISCO, quindi dobbiamo subito recuperare le energie e cercare di poter schierare anche sabato prossimo una formazione in grado di poter ben figurare e cercare di fare risultato positivo sicuramente. Ecco, la Juve Stabia oggi, come in caso con la Fidestad, è sembrata un po' stanca. Ecco, forse un momento, diciamo, ecco, che bisogna tirare il fiato, anche perché, come diceva lei, gli uomini sono sempre gli stessi, c'è sempre questa emergenza, infortuni, e anche nei cambi oggi si poteva fare ben poco, eppure il mister ha pescato questo derisio in quei 20 minuti. La Juve Stabia è sembrata molto più equilibrata, poi ovviamente anche Messina ha fatto la contromossa e la partita si è riportata di nuovo in atto. La stanchezza è un po' relativa, anche perché alla fine il campo era pesante, quindi non direi, perché anche con l'Andria, se vogliamo vedere, è vero, c'è stata una flessione nel secondo tempo, però negli ultimi minuti abbiamo avuto 2 occasioni da gol, quindi è tutto relativo. Sicuramente il fatto negativo è che purtroppo devono giocare sempre gli stessi elementi, e comunque a lungo andare poi giocando settimanalmente puoi accusare il colpo. Grazie mille a Clemente Filippo.